Ciao a tutti amici di Ghost Hunters Team Italia, bentornati sul canale, abbiamo già gli strumenti accesi perché qui con me c'è Lara e Jerry. Ciao. Ciao. Ragazzi, siamo tornati in una location dove anni fa eravamo già stati, ma che poi era diventata inaccessibile. Eccola. Ragazzi, siamo al mausoleo di Elena, ok? Io sono emozionato perché da anni che voglio rientrare qui. Siamo sopra in questo momento al mausoleo e facciamo una mini indagine. Ci state? Ci stiamo. Vai. Bene, ragazzi, andiamo sotto. Qui ci trova la statua che avevamo già visto. Ovviamente l'altra volta era notte, quindi ora potete osservarla molto molto meglio. E non abbiamo capito se lei è Elena oppure se è una Madonna classica. Anche se non mi sembra proprio una Madonna dalla posa, non lo so. Fammi luce, Lara. Sì. E qui sotto vedete che ci sono le tombe, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma anche di qua 8. Ce ne sono, Sì, sono più di 8, ragazzi. Vabbè, scendiamo e diamo un'occhiata. Sì, ce ne sono 8 per parete. Mamma mia. 8. Una generazione, praticamente. Magari alcune erano vuote, Ah, e da lì entra, ci sono gli scalini. Ragazzi, noi in questo momento abbiamo già gli strumenti accesi. E diciamo già che se c'è qualche entità qui con noi, a noi farebbe piacere se comunicasse con noi. Abbiamo questi strumentini apposta. Quindi se c'è qualcuno che vuole interagire, a noi fa piacere. Nel frattempo andiamo sotto. No, no, l'altra volta non era così aperta. C'era la rete. Ragazzi, l'abbiamo trovata aperta. È la prima volta. Ma si scende. È una cripta. Eh sì. Ok, ragazzi, ci siamo armati di torcia. Vedi? Elena Diletta. Wow, ragazzi. Ma io a sto punto entro qua. Esclusiva per voi, ragazzi. Una linea tela. Permesso? Permesso. Permesso. Cioè, guarda, questi maledetti hanno spaccato anche il volto. Il padre. Sono il padre. Guarda, questa è una raffigurazione di una salma, Lara. Aspetta. Di una? Salma, vedi come si riposa. Qui c'è scritto MDCCC. Che secolo è, boh? Qui era. I colli, no, ovvie era. Qui fra i colli chiamassi Elena Diletta, il marito del figlio, ti composero ultimo asilo, ove ancora abbracciarti e posare teco. E c'è, non so, CCCLX. Ah, vedi, sono proprio dei fiori questi. Sì. C'è qualcuno qui con noi? Elena! Non ci credo, quella è la tomba di Elena, ragazzi, la cercavo da una vita. Eh sì, è la sua, Elena. Ragazzi, ho i brividi, ragazzi, è da anni che... Il marito, Elena Massarani, Fano, modestamente... vissuta
ai suoi cari con l'amore. Ma ragazzi, io spero che l'abbiano tolti i corpi da qua. L'ha fatta il marito quella. Mm-mm. Di che anno? Non c'è scritto l'anno, porca miseria. Tutto in romano. Uno è gennaio e l'altro è settembre e dicembre. Il nome è Giacobbe Massarani. Chi è Giacobbe? Avvocato. Vedi, erano persone importanti, ragazzi. Avvocato. E secondo me questo qua è l'avvocato. Di quelli è Elena. Queste sono vuote comunque, Lara, secondo me. Non c'hanno epitafio, non c'hanno niente. Sono loro due. Qua c'è anche una lapide spaccata. Che maledetti. Ed i posti, ragazzi, li chiudono per questi fatti qua, per queste persone ignoranti, senza un briciolo di rispetto. Ragazzi, noi prima eravamo sopra lì. Non è così tanto, se qua ci sono solo due. Evidentemente. Secondo me ci vogliono più sopra loro. Evidentemente le. Allora lì. Evidentemente, magari l'hanno costruita, poi l'hanno abbandonata. Cioè l'hanno costruita per tutto il resto della famiglia. Ma secondo me allora i corpi sono ancora dietro, scusa. Mi sa a sto perché punto. La lapide è vecchia, A sto punto penso proprio di sì. Con l'amore e con e col senno edificò la famiglia che al vedovo tetto auspice la invoca e sospira. Gennaio, cos'è MDCCC? Aspetta, è tipo una roba. Ragazzi, sono ignorante su queste cose, perdonatemi. Non mi ricordo, ma è 1800 e qualcosa? K2 come sono? K2 com'è? Niente, zero. Io farei una domanda. C'è qualcuno qua con noi per caso? Elena, sei qui? Io ero già venuto, però non ero entrato. Scusaci se siamo entrati nella tua... Giacobbe, sei qua? Scusateci se siamo entrati nel vostro luogo di riposo. Possiamo rimanere? Elena, se sei qui. Raga, però pure anche quello. Siamo nel cielo delle scritte, vedi che appena. Sì. Anche qua sono le scritte. Anche qui dietro. Però mi sa che qua le hanno rimosse le. Le lapidi. Eh sì. Le hanno rimesse dalla presente. Vedi, è murato qua, vedi. Ci sono dei mattoni. Anche dietro di me, ragazzi, è pieno. Cos'era? Cos'era? Cosa? Ho sentito un botto io. Elena, se sei qui, puoi illuminare il K2. Noi non vogliamo né farti del male né disturbarti, vogliamo solo capire se c'è ancora la vostra o la tua energia. Sai che io ci tengo molto a te perché mi sono affezionato alla tua. A questa tomba, alla tua storia. Ma tu pensi che anche qua ci sono? Qua dentro? Mm. No, secondo me no. Sì. Sì. No, secondo me no. Anche perché è appoggiato su dei massi, quindi non penso. È solo un monumento in memoria. Giacobbe, sei qua? C'è una cuffiettina, la statua, vabbè, 800. Tipo di 800. Valere, illuminami. L'anima mia attaccata. Elena, sei qua? Puoi dare un segno, per favore?
è morta a giugno. Siamo a giugno. XP11. Marito dicembre. Nata settembre, morto dicembre. Ma cosa c'è scritto sotto il marito? Marito Giacobbe. Giacobbe e il figlio Tullio. 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 Sono nomi di una volta, eh. Polvere. Però è... dei rimbombi strani. Dei rimbombi strani. Infatti. Elena, sei tu questa raffigurata sulla statua? Ti pulisco un po', eh? Ma è l'eco delle macchine fuori, spero. Non mi sembra però l'eco delle macchine questo. Cos'è? Che cosa? È sto rumore che c'è stato. Porco tipo di acqua? No. Guarda le nostre voci che fanno... Elena, ci dai un segno, per favore? Puoi interagire con noi in qualche modo. Sei ancora qua? Come posso dire che a me fa impressione sta statua? È fatta benissimo. Sì, la cuffietta proprio, sì, E poi anche com'è. Cioè, è molto fedele da com'è. E poi guarda come è scavata nel viso. È vero. È scavata troppo bene. Ma cos'è, un cuscino tipo questo? Sì, è tipo un cuscino, un letto, un materasso. Cioè, capite che non fate una roba così a una persona qualunque. Cioè, comunque è una tomba importante, ragazzi. È appunto per quello che è importante. E a me fa incazzare che questo paese l'abbia lasciata così. Cioè, questo è un bene culturale. Cioè, questo è un marito, era Giacobbe. Che è il marito? Sì, lui sì. Doveva essere di fianco. Purtroppo, ragazzi, l'hanno spaccato in volto. È una roba devastata, sta storia. Sono vandali. Anche il vestito. Ti hai fatto troppo bene, cioè, perché... Hai fatto benissimo. Sì, è un busto proprio. Cioè, anche i vestiti, cioè. La maglia con i bottoni. I foulard che si mettevano all'800. Dopo si è tutto lì la torcia, si vede pure l'intonaco della giacca di verde. Batteria scarica. Così. 2%. Ma è stato fare tac. Fatto così. Ah, ok. Non c'è nessuno? C'è qualcuno con noi? Cos'è sta musica? Ecco, o c'è una festa di... Dov'è che sono entrati?
Perché è così? Come se qualcuno voleva uscire. Oddio. Che roba brutta. Ragazzi, quel muro è praticamente crepato. Come se qualcuno cercava di uscire dalla tomba. Cioè, è proprio malformato verso l'esterno. Secondo me ci sono dentro le bare, perché qua non l'hanno tolta il cemento, hanno tolto solo la lapide. Sì. Se c'è qualcuno qua con noi, può ripetere questo suono? Ma perché è così? Ma che inquietante che sia così. C'è proprio una... Cioè, è gonfio proprio il muro. O è la... L'umidità che ha fatto gonfiare, anche se mi sembra strano, perché le altre allora? Cioè, le altre non sono così. Sì, come cavolo fa l'umidità a spaccare brava di così? No, è proprio crema, infatti, perché è proprio. Ma è proprio. Non era fatta bene, aveva qualche crema. Può essere. Si sta facendo buio fuori, eh. Ragazzi, abbiamo tradotto i numeri in romano e corrispondono al 1793. Qui ci troviamo una tomba risalente a prima dell'Ottocento. Eh sì. Fine Settecento. Però c'è una tranquillità assurda. Forse queste anime sono già in pace da un bel po'. Per fortuna. Molto po'. Adesso ragazzi usciamo e ritorniamo al tetto della... del mausoleo. Già tra poco. Ok ragazzi, siamo dove c'è la statua. Sentiamo dei strani spostamenti tra la vegetazione, però vabbè, potrebbero essere animali. E è veramente un peccato comunque che questo mausoleo sia rimasto qui abbandonato in questo modo. Pensate ragazzi, dalla fine del 1700, cioè è tantissimo. E tutto sommato è ancora in buone condizioni, tutto sommato, tra vandali eccetera, ma è nulla. Io direi che possiamo dire a Elena che comunque un grazie, anche se comunque siamo entrati nel suo luogo di riposo. Esatto. E nulla ragazzi, un saluto dalla tomba Massarani, veramente bellissima. Ci vediamo ragazzi ovviamente al prossimo video, sempre solo qui su Ghost Hunters Team Italia. Ciao. Ciao. Ciao.